Dio. Un riconoscimento speciale a Maria Rosaria Malapena, giovane volontaria di Arcigay Napoli, affetta da tetraparesi spastica. Il titolo onorario di social car driver, guidatrice sociale, le è stato attribuito dal Comune di Napoli questa mattina a Palazzo San Giacomo alla presenza della senatrice Monica Cirinnà, che aveva sostenuto l'iniziativa. Mi aspetto un po' più di libertà per le persone disabili, perché dietro ai disabili c'è la persona. Dietro a un disagio fisico c'è una persona che ha il diritto di vivere, di amare e di essere libera. Sicuramente cade ancora un altro muro di discriminazione. Questa celebrazione che facciamo oggi nel consegnare a Maria Rosaria una licenza di taxi sociale dimostra che le persone che lottano per la propria vita, per affermare i loro diritti, riescono a superare anche muri invalicabili. La disabilità, l'essere comunque una ragazza dichiaratamente lesbica, appartenere ad una classe sociale svantaggiata, eppure oggi siamo qui per questo. Un titolo simbolico ma carico di significato sociale che si aggiunge alla patente B speciale già conseguita da Maria Rosaria. È un'idea che è nata dalla senatrice Monica Cirinnà, noi le abbiamo dato le gambe che per camminare e perché Maria Rosaria sia ad esempio per i tanti diversamente abili che magari non credono di avere la stessa forza. Il suo è stato un percorso tortuoso perché è dal 2008 che cerca di avere questa patente e noi a fianco a questo lavoreremo anche con la motorizzazione civile, perché non è possibile che a Roma si possa prendere la patente e a Napoli no.